Non è facile affrontare la recensione di It capitolo 2. Per quanto fosse risaputo che questa seconda parte sarebbe stata ben più ardua da adattare, il regista Andrea Muschietti ha consapevolmente scelto la strada più ardua, aumentando in maniera significativa le ambizioni e le insidie del progetto. It capitolo 2 è certamente un film piacevole, di grande intrattenimento e, nonostante il tema di fondo, anche parecchio divertente. Ma al tempo stesso può rappresentare anche qualcosa di ben diverso dalle aspettative di chi non conosce il libro. Se quell'It del 2017 aveva funzionato così bene sia al botteghino che presso la critica, grazie al suo essere così essenziale e semplice, con questa nuova pellicola della durata di quasi 3 ore, il tutto si fa molto più complesso. E, proprio per questo, anche più difficile da giudicare ed apprezzare nella sua totalità. It capitolo 2 si apre riprendendo esattamente una delle scene finali dell'episodio precedente, per poi fare un lungo balzo in avanti di 27 anni, quando ormai Bill Denbrough e gli altri suoi 6 amici sono ormai adulti. Vivono quasi tutti lontani da Derry e hanno completamente dimenticato quanto successo quell'estate nel 1989. Tutti tranne uno, Mike Hanlon, rimasto a Derry e perfettamente consapevole di quanto sia successo anni prima e di ciò che sta per accadere di nuovo. Pennywise è tornato e una nuova scia di sangue ha invaso la fittizia cittadina del Maine. Questa è la premessa del secondo capitolo ed era quindi assolutamente normale aspettarsi, dopo un primo film tutto dedicato ai bambini, che il focus centrale fossero prevalentemente i perdenti adulti. Invece, la prima cosa che stupisce di questo It capitolo 2 è proprio il tanto spazio ancora una volta dedicato ai protagonisti più giovani, con un gran numero di flashback che ci riportano nuovamente agli anni 80 e ci raccontano di nuove dinamiche di gruppo e di nuovi orrori che i bambini avevano dovuto affrontare loro malgrado. Proprio questo viaggiare avanti e indietro tra le due timeline è uno degli elementi più caratterizzanti e riusciti del romanzo di Stephen King, ma finisce col diventare un po' incoerente e poco efficace nella pellicola cinematografica. A soffrirne sono i personaggi adulti che, seppur interpretati da attori di un certo livello, finiscono in alcuni casi col diventare quasi dei comprimari rispetto ai più giovani protagonisti. È soprattutto il caso del Bill di James McAvoy o della Bev di Jessica Chastain, fondamentali nella versione cartacea ma di scarso rilievo in questo adattamento. Un maggiore equilibrio nella sceneggiatura o addirittura una diversa impostazione del progetto avrebbe potuto creare una maggiore empatia anche verso gli adulti, anche perché sono proprio loro ad essere i protagonisti di tutta la fase finale del film, ed è un vero peccato per lo spettatore non riuscire a provare lo stesso interesse e trasporto provato nel film precedente. L'enorme ambizione di Andrea Muschietti, nonché il troppo amore per l'opera che ha scelto di adattare, hanno reso il film troppo ricco e gonfio di personaggi, eventi e temi da renderlo disomogeneo e inutilmente lungo. E, paradossalmente, ha fatto in modo che anche le parti prettamente horror del film finiscano col perdere molto del loro fascino, visto che Pennywise è sempre una presenza mordi e fuggi, molto meno inquietante rispetto al primo film. Ultimo tasto dolente è la conclusione della storia che, come saprà chi ha letto il libro, è problematica anche nel romanzo. Se non la conoscete, vi consigliamo di terminare la visione del video passando le conclusioni della recensione al minuto 4:01. Anche i fan più accaniti del romanzo devono ammettere in cuor loro che la sfida finale con Pennywise è senza alcun dubbio la meno riuscita di tutta l'opera, visto che si tratta in gran parte di un delirio metafisico e onirico di dimensioni cosmiche. In It capitolo 2, Muschietti fa una scelta molto coraggiosa ma assolutamente suicida, ovvero sostituisce alla follia kinghiana una scena inventata di sana pianta che finisce con l'essere ancor meno sensata e coerente con il resto, peraltro nemmeno particolarmente riuscita da un punto di vista cinematografico. L'effetto è straniante per chi conosce il romanzo e, immaginiamo, al limite del nonsense per tutti coloro che provengono direttamente dal film di 2 anni fa. In definitiva, It capitolo 2 è un buon film che intrattiene e diverte nonostante il genere e i temi, ma dimostra come talvolta farsi guidare solo dal cuore e dall'affezione per l'opera che si sta adattando, perdendo di vista il progetto che si ha tra le mani, possa portare più svantaggi che benefici. Il primo film di Muschietti questa lezione l'aveva fatta sua. Non vale purtroppo per questo secondo capitolo, che diventa vittima di troppo amore, troppa ambizione e forse anche paura di deludere se stessi e milioni di fan. Hai mentito? Io sono morto!